informazioni, l'avrei tenuto per me perché sono un fan collegato di prima della prima ora, però lo condivido con voi. Parte da Firenze il nuovo tour. Facciamo un passo indietro, c'è un album veramente molto molto bello, fino a qui, è uscito qualche mese fa, in cui ci sono 12 brani del passato, alcune pietre miliari riarrangiate insieme ad alcuni big della canzone italiana, e poi ci sono 4 inediti, e poi c'è questo tour che è soprattutto una grandissima novità perché per la prima volta i Tiro Mancino saranno insieme a un'orchestra. Quindi, spiccervitevi, io ne avrei tantissime domande, ma le lascio tutte a voi. Wow! Vedi, rompiamo il ghiaccio. No, sì. Era tanto che volevi l'orchestra sul palco, finalmente arriva. Sì, diciamo che nei dischi l'abbiamo usata parecchio. Insomma, su molti pezzi si leggono proprio su queste orchestrazioni. Però chiaramente dal vivo portare un'orchestra era un po' più complesso. Finalmente, adesso, con l'occasione di questo disco, che è un po' appunto così, una sorta di, come dire, di prova, no? Dove uno a un certo punto arriva e vuole capire che ha fatto fino a quel punto, perché poi le cose le fai, ma non te ne rendi neanche tanto bene conto, preso dal flusso della vita. Insomma, quindi questo disco è servito un pochino a fare un po' mente locale, e quindi è stato bello poi con Maurizio Salvatori a Trident pensare a questo, a questa aggiunta importante dell'orchestra, che è tra l'altro un'orchestra insomma che ha già fatto concerti molto belli, tra cui Battiato, Ensemble Symphony Orchestra si chiama. Adesso speriamo insomma che tutto riesca nel migliore dei modi, io ce la metterò tutta e tra poco cominciano le prove di permettere appunto tutto. Ci sarà un altro zero, ma partirà proprio da Firenze. Eh sì, infatti. Sì, è impegnativo perché il pubblico fiorentino è un pubblico molto di malato fino, esigente. Però appunto avremo questa data zero a San Benedetto e io conto che già per la data di Firenze sarà tutto messo a posto, insomma, anche la scaletta. Perché non è neanche poi più facile fare le scalette, perché alla fine ci sono tutta una serie di pezzi che non si possono non fare, scritti negli anni, e allo stesso tempo io vorrei su questo tour dare spazio anche alla musica, e quindi non fare una tournée, cioè un concerto dove ci sono canzoni varie al disco che vengono riproposte così, ma lasciare anche dei momenti di improvvisazione dove l'orchestra appunto può venire fuori. Verrò molto fuori anche come chitarrista, perché io non sono un cantante che suona la chitarra, ma sono un chitarrista che canta. Cioè quando ho cominciato a fare musica, di cantare non me ne poteva fregare di meno. Pensavo solo a suonare la chitarra. E poi ho cominciato a cantare più per un discorso narrativo, per raccontare delle storie, però alla ricerca delle canzoni, diciamo, della canzone, tra virgolette, perfetta, ho messo molto da parte la chitarra in questi anni. Sull'ultimo singolo l'ho ritirata fuori un bel po'. E la tournée sarà sicuramente, la chitarra verrà molto. Ci saranno degli ospiti? Ci saranno, sì. Qua e là. Beh, arriveranno degli ospiti, e così, insomma, in maniera informale, poi un po' come sono venuti sul disco, perché se questo disco fosse stato fatto attraverso il cammino normale dei manager, case discografiche che parlano, non si sarebbe dovuto fare, perché mettere insieme tutti questi artisti di etichette diverse, appunto manager diversi, agenzie di concerti diverse, sarebbe stato praticamente un ingorgo burocratico dal quale non si veniva più fuori. Però poi è stato fatto tutto invece in maniera molto semplice, grazie proprio a uno spirito così di amicizia, di collaborazione. Quindi anche poi dal vivo ci saranno degli ospiti che interverranno. Come nasce l'esigenza di
amici e rimetterli in mano insieme ad altri artisti che, oltre ad amici, sono grandi cantanti e cantatori italiani. Sentivi la necessità di dargli una nuova veste? Sì, in realtà io avevo un contratto per una raccolta, no? Poi ho riflettuto sul fatto che, cioè, avevo fatto dei dischi e poi in questo contratto c'era anche una raccolta. Però l'idea di fare una raccolta prendendo i pezzi vari e mettendoli sul disco proprio mi deprimeva, cioè mi annoiava come idea. E allora ho detto, perché non trovare un modo per rendere tutto questo divertente, per rendere tutto questo un'avventura anche da ricordare, non una semplice operazione di marketing. Allora questa cosa iniziale è nato il fatto di cercare un modo di proporre tutto questo materiale, però in modo creativo, in modo divertente. E da lì ovviamente è venuta fuori l'idea di farlo insieme a degli artisti che stimo, che amo, che apprezzo, dei quali ascolto i dischi, con i quali ho anche rapporti, poi al di là della professione, ma di amicizia, comunque vicinanza. Allora ho cominciato a mandare dei messaggini classici su WhatsApp della serie, ma ti piacerebbe cantare? E ho visto subito una grande predisposizione positiva, cioè tutti mi hanno detto di sì. Da quel momento in poi il disco ha preso forma, insomma. Ho voluto poi mettere dentro anche dei pezzi nuovi, inediti, perché non mi andava di dare l'idea dello Yesterday Man che prende tutto il buono del passato e lo ripropone senza però poi avere magari qualcosa di buono da dire anche nel presente. E quindi poi abbiamo puntato anche molto su questi pezzi nuovi, sugli inediti, che sono, ringraziando Dio, un buon riscontro. Così è nato. Senti, ma sei tu che hai assegnato le canzoni a loro o sono loro che hanno scelto? Diciamo che le canzoni hanno scelto gli ospiti, io ho ascoltato quello che mi dicevano le canzoni, ma a parte tutto poi è vero che è andata così, nel senso che poi io sapevo ad esempio che Lorenzo amava tantissimo la descrizione di un attimo, Tiziano, per me è importante, e quindi Giuliano, per dire, Liberi, quindi da lì poi si è composto un po' il quadro. Poi ci sono stati dei momenti anche di improvvisazione, ad esempio nel viaggio, perché io ho fatto un arrangiamento tutto diverso, poi siamo stati a cena a casa mia, lo sto vedendo rosso, e quindi a un certo punto tutto ha preso una piega diversa, siamo andati in studio, il viaggio si è messo alle percussioni, ha cominciato a fare questo ritmo di percussioni, e da lì è venuta questa versione di un tempo piccolo molto più stralunata. Però devo dire che è uno degli episodi più divertenti, più appassionati di questo disco. Ho lasciato che le cose prendessero anche un po' la loro piega, cioè assecondando molto gli ospiti, facendoli sentire molto a casa loro. Cioè non volevo che si sentissero forzati, ad esempio nel cantare quel pezzetto che io gli dicevo. Mi facevo cantare tutto il pezzo e poi dopo sentivo quali erano le parti più convincenti o che si sposavano meglio, tanto è vero che su parecchi pezzi non inizio io a cantare, ma iniziano gli ospiti. Questo l'ho fatto seguendo più, diciamo, facendo riferimento un pochino più all'altro mio mestiere, cioè del regista. E sono riuscito a intonarli, a metterli tutti insieme, perché il rischio è che quando fai una cosa del genere ti trovi a mettere vicino le voci di Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Tommasino dei giornalisti, Calcutta, non lo so, e Carboni, Ferro, cioè viene una cosa che in teoria è tutta slegata, capito? Invece sono riuscito, pensando a un film con dei grandi attori, tutti protagonisti, che non dovevano essere poi né comparse né in secondo piano, a creare un racconto dove poi queste voci entrassero, questi personaggi di questa storia entrassero e uscissero, lasciando sicuramente un bel significato,
ma allo stesso tempo creando un movimento fluido, capito? Non qualche cosa a blocchi, che era il rischio di questo disco. Quindi fondamentalmente credo che mi ha aiutato molto la regia in questo senso qui. C'è anche l'impronta di tua figlia? Certo che c'è. Infatti, vabbè, quella ovviamente è stato uno dei momenti più belli ricordare. Ma lei proprio è andata dietro al microfono, si è messa le cuffie, l'ha cantata una volta, è intonatissima, è uscita come se niente fosse. Non è stato difficile convincerla? No, perché lei fa finta che non vuole fare, che non vuole cantare, però in realtà è una performer nata, non vede l'ora di avere un microfono, di poter cantare, ma devo dire che canta veramente bene, cioè canta sempre, li cantiamo insieme, io la accompagno con la chitarra e lei mi canta pezzi di ogni tipo, da Ed Sheeran a Frank Ocean, ecco perché. Abbiamo vista su YouTube. Poi io ogni tanto mi pongo di farmi ascoltare, e gli dico adesso sentiamo il pezzo che vuoi sentire tu e poi li faccio sentire io, perché ovviamente li faccio sentire i classiconi, no? Con i Led Zeppelin, Clapton, cose così, e lei l'ascolta con molto piacere. Dicevi all'inizio di aver riflettuto tanto sia sul disco che sullo spettacolo. Ma a livello personale, queste riflessioni, a che cosa ti hanno portato come conclusione di queste tue riflessioni? Ma nessuna conclusione, nel senso che è una parte di un viaggio e poi subito dopo, finito un viaggio, se ne apre un altro, quindi poi cominci con nuove riflessioni, nuove... tra l'altro io mi serviva anche fare questa cosa qua, perché io non riascolto più niente di quello che registro, cioè i dischi non li riascolto una volta fatti, e per cui mi è servito anche un po' a capire se qualcosa di buono realmente era stato fatto, e insomma fare un po' il punto della situazione. Adesso però ovviamente una testa uno va sempre avanti, quindi dal disco già siamo passati al tour, chissà poi che verrà. Alberti mi sa di sì. Sì, non vedo l'ora perché è un bellissimo teatro. Già l'atmosfera. Sì, poi il teatro, insomma, c'è un'acustica che non c'è nessun tipo di rischio di rimbombo, di casino. Infatti credo che l'idea del teatro e l'orchestra sia il comune perfetto. Sì, perché se questa cosa qua la fai nei palazzetti rischi che viene fuori una specie di delirio acustico in cui non distingui di nulla, perché c'è un rimbombo mostruoso lì. Quanti elementi sono dell'orchestra? Sono 16. Per cui il teatro invece c'è quella sonorità